e col passare del tempo cambiano anche i posizionamenti politici e le scelte conseguenti. Io so per certo, ho vissuto una fase politica in cui esponenti di sinistra dei quali questa città vanno, devono andare, del cui nome, del cui ricordo devono andare corpo di tutti, avrebbero fatto battaglie feroci pur di impedire o comunque ridurre l'ipotesi di dismissione di patrimonio, di alienazione di patrimonio residenziale pubblico. Cambia di tempo, cambiate le scelte, è cambiato il modo di sentire anche degli elettori e quindi è cambiato l'orientamento della politica che interpreta le intenzioni della città, degli elettori, della gente. Io ricordo battaglie feroci in quest'aula quando si parlò di alienare i terreni a Roma. Battaglie feroci, non ricordo chi era presente. E anche lì si parlava dei gioielli di famiglia, si parlava della svendita del patrimonio dei nostri progenitori, del patrimonio di chi ci ha preceduto, che noi non consegneremo ai nostri eredi, facendoci carico di una colpa storica, epocale, aver depauperato il comune di Frascati di quello del quale i nostri predecessori lo avevano arricchito. Ecco come è andata a finire. Ecco come è andata a finire. E quella delibera fu votata all'unanimità dal Consiglio Comunale e ricordo a tutti che fu introdotto l'artificio, per chi lo vuole intendere come tale, la chiara scelta politica che non era una vendita, era una vendita differita, nel senso che una parte di quel patrimonio fu posto in locazione, posto a gara in locazione, Astraotto, dell'eventuale aggiudicatario a fine locazione il bene locato in bene di proprietà a sua insindacabile scelta. Quindi parlando non di alienazione ma di alienazione differita nel tempo, facendo un mix tra proventi immediati da campi locativi e attualizzazione futura, forse il termine sbagliato, di valori patrimoniali. Adesso facciamo altre scelte che sono coerenti con mutare della disponibilità di risorse da parte dell'ente con la certificazione. Della situazione patrimoniale, contabile e finanziaria di questo ente, ma sempre, e io lo voglio sottolineare per scontare il campo da qualunque retropensiero, da qualunque parola equivoca, ma sempre nella intenzione onesta, genuina, condivisibile oppure no, ma onesta e genuina di chi amministra oggi, come di chi amministrava ieri, di chi amministrava l'altro ieri, di non depauperare il patrimonio dell'ente. E neanche volendo lo potrebbe fare, come detto in premessa, perché è tutelato dalla legge, ma di utilizzare quel patrimonio per dare servizi, infrastrutture e beni fruibili ai propri concittadini. Grazie. Vuole ma fu un inculo. Grazie, consigliere.